Israele sotto attacco, il podcast di ADN Kronos che racconta il conflitto in Medio Oriente. Bentornati da Carlo Intini. Si avvicina all'atto finale l'operazione Spade di Ferro dell'esercito israeliano, ovvero una vasta operazione di terra nella striscia di Gaza. Una prova generale di quanto avverrà sono stati i blitz mirati per mezzo di tank e unità di fanteria nel nord di Gaza, colpite cellule terroristiche, infrastrutture e postazioni per il lancio di missili anticarro. Mentre proseguono incursioni, bombardamenti e raid israeliani contro Hamas, l'interrogativo sul campo non è se, ma quando l'attacco di terra avrà luogo. Un vantaggio, quello dell'effetto sorpresa, che Tel Aviv vuole giocarsi al momento opportuno. Secondo il Washington Post, per Israele, forti sono i timori per un'azione così rischiosa, come confermato da Yaakov Amidror, ex generale e consigliere per la sicurezza nazionale di Netanyahu dal 2011 al 2013. Un'offensiva fallita a Gaza potrebbe essere un colpo troppo pesante per il morale di Israele. Da Israele si segnalano interrogativi in crescita da parte di coloro che vogliono l'avvio di un'operazione di terra, come di coloro che la temono. Sul Financial Times, l'ex capo dell'MI6, John Sewers, ha commentato: i vertici della sicurezza israeliana sanno che l'obiettivo di distruggere Hamas è probabilmente fuori dalla loro portata e che, anche se fosse alla loro portata, il punto di cosa verrà dopo è altrettanto pericoloso e richiede una pianificazione da fare adesso. Prosegue intanto il martellamento sulla striscia di Gaza. Le forze militari di Israele rivendicano di aver colpito più di 250 obiettivi e distrutto postazioni di comando di Hamas, tunnel e lanciarazzi nell'incursione della notte. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime civili nella striscia di Gaza. Sono più di 7.000 dal 7 ottobre ad oggi. Secondo fonti mediche, 70 solamente nelle ultime ore, a causa dei bombardamenti. Da parte sua, Hamas ha fatto partire dei razzi da Gaza verso Tel Aviv. Le sirene d'allarme hanno suonato in diverse località. Infine gli ostaggi. L'esercito con la stella di David ha aggiornato il bilancio delle persone in mano ad Hamas. Sono 224, ma il numero potrebbe continuare ad aumentare. È tutto. Israele sotto attacco, un podcast originale ADN Kronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.